Nel recupero della 26esima giornata il Pineto pareggia per 0-0 contro il Porto d'Ascoli dopo un primo tempo a reti bianche. Nella seconda frazione nessuna delle due compagini riesce ad avere la meglio. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il match è statico con ambedue le formazioni che preferiscono lo studio al voler colpire con una certa pericolosità. Al 20esimo arriva la prima azione degna di nota, Caprioli prende la mira e conclude, pallone alto, prendono coraggio i biancazzurri, Romano riceve e conclude a giro, alto di poco, sempre tra mani vogliono 1-0, Minicleri però ci abbatte la conclusione, dopo l'intervento a vuoto di Finori, dalla parte opposta Spagna sul filo del fuorigioco, trova Verdesi che va un passo dal gol dell'ex. Nella ripresa la contesa procede sui binari dell'equilibrio, Caprioli pennella al centro, Romano in corna ma sopra la traversa, sempre l'ex sanremese ci riprova al decimo, la sfortuna e il montante alto negano la gioia del gol al numero 24, la stessa punta si rende protagonista ma da difensore negando sulla linea a Spagna la rete del preziosissimo vantaggio, ancora l'attaccante di casa oggi tutto fare, ci prova la mezz'ora Barlafante bistri in verticale ma l'ex notaresco calcio sul fondo, il Porto d'Ascoli vuole il vantaggio a 7 dal termine, Petrini da buona posizione calcia tra le braccia di Mercorelli, non succede più nulla in un match sonnolento, Pineto e Porto d'Ascoli pareggiano per 0-0. Un punto a Pineto è un punto che rende merito a questi ragazzi per la prestazione fatta, sapevamo di affrontare oggi una squadra forte che aveva la voglia di tornare alla vittoria e quindi era una giornata difficile per venire a giocare a Pineto oltre alle qualità che ha questa squadra e noi abbiamo fatto quello che ci eravamo promessi di fare, una partita solida, una partita da un punto di vista difensivo, da un punto di vista difensivo attenta, sapendo che le nostre occasioni le abbiamo avute direi anche importanti. Non siamo riusciti a concretizzarle, ma nulla toglie allo spirito, all'atteggiamento e all'approccio alla gara che abbiamo avuto oggi. Sì, sapevamo le difficoltà di questa gara, sapevamo la tipologia di gioco del Porto d'Ascoli e dovevamo avere pazienza, forse più rapidi negli spostamenti della palla e sapevamo che tante situazioni favorevoli Porto d'Ascoli non ce ne concedeva e purtroppo l'episodio non è arrivato, i ragazzi però ci hanno provato in tutti i modi, pur sapendo che concedendo campo potevamo rischiare qualche contropiede come c'è stato alla fine del primo tempo, però era questo il tipo di partita, accettiamo questo pareggio per ripartire e già dobbiamo stare concentrati e recuperare energie per la prossima gara di domenica con Castelfidardo.